Luca Cecchi, allenatore del Cervarezza. Allora, la vittoria è arrivata, siete in semifinale. C'è stato un po' di sofferenza di troppo, considerato che avete avuto diverse occasioni che avete fallito. Sì, il secondo tempo soprattutto potevamo chiuderla e dovevamo chiuderla prima, perché poi dopo il calcio, si sa, basta una palla ferma, un calcio d'angolo, potevano farci male. Dovevamo chiuderla prima sicuramente, anche perché ne abbiamo avute di opportunità per farlo, e quindi è l'unico rammarico quello, insomma, si poteva arrivare con più calma al 90esimo, un po' più tranquilli, ecco. Sì, anche la mossa di spostare Fiori sulla destra è stata la mossa a questo punto decisiva, visto che proprio su quella fascia ha bruciato il suo diretto avversario e si è involato verso il gol. Sì, normalmente noi comunque abbiamo i due offensivi laterali che possono durante la partita farlo, e quindi è stata una mossa lì, è venuto il gol, quindi è andata bene, ecco, anche quello è andato bene. E adesso? Adesso aspettiamo il nostro avversario e poi dopo, come al solito, ce la giocheremo. Insomma, noi insomma, penso alla quarta o la quinta semifinale consecutiva, quindi insomma, l'importante è esserci.